Sai già come va a finire, no? Ho un brutto presentimento. Detto questo, c'è Roma-Juventus. Ce la giochiamo allo Stadio Olimpico. Ma ci avete presente quello che è successo qualche giorno fa? Ci avete presente il filotto delle partite, i tanti big match che abbiamo affrontato? Ci avete presente che dobbiamo tra qualche giorno provare a ribaltare una cosa impossibile? Ci avete presente che poi c'abbiamo pure l'Atalanta e potremmo anche ipoteticamente ed eventualmente non rientrare? Ma... ecco, super sigla, quella più bella, ammaliante, sensuale, romanista, youtubistica, gente smadonnante, nonne, zie, cugine, ci sono cose più divine. Da YouTube Italia, se beccamo tra poco, dobbiamo fare il nostro pronostico marcatore e risultato esatto. E rispetto agli episodi crossover, io... modifico in corso d'opera, perché ad oggi, in questo, a pochi minuti dall'inizio della partita, io mi sento tutt'altra cosa rispetto a quello che avevo detto. Che già ho capito. Sì, vai. Fatta la cacca, il culo si sciacqua, bidi bibo di bide. Dai, lavati il culo anche tu come me, bidi bibo di bide. Vedevo di 15 cose prima di proseguire. Uno, lasciate mi piace per supportare questo genere di contenuti, ve costa niente, ci fate contenti. Soprattutto iscrivetevi e attivate la campanella. Resterete sempre aggiornati quando pubblichiamo qualcosa, non vi perderete più nulla, ho messo un obiettivo iscritti all'inizio di questo contenuto. Se lo raggiungiamo entro le 18, preparatevi, vi ho promesso quel contenuto che aspettate da 5 anni. Ma dobbiamo raggiungere l'obiettivo. Approfittatene se non siete iscritti, ma ci seguite sempre, fatelo. Due canali di calcio e un extra calcio in descrizione, come sempre compariranno qui durante il video. Dillo prima te. Io confermo. Avevi detto tu? Se non mi ricordo male, 1-1. Io cambio. 1-2 Juventus. C'ho questo sentore, questo brutto presentimento a ridosso di questa partita. Tu dici proprio a voler fare suscitare proprio tutte le situazioni più strane possibili e immaginabili. Te dico pure i marcatori. Vlahovic, che contro di noi segna sempre. Chiesa, che da quando è giocatore della Juventus, se non sbaglio, non ci ha mai segnato. Chiesa te lo dico pure io, ma più che altro perché ci sono state voci strane, è stato accostato alla Roma. Ah, sicuro allora, che poi non succederà mai. Sicuro che ci segna. E per noi, chi segna secondo te? Per me, Dybala, gol dell'ex. Anche per me, Dybala, gol dell'ex. Mamma. Sono partiti! Sì! Dai che se comincia! Lukaku! Baldanzi! Baldanzi, è finito il campo! Vai, la palla, tu cugina! Mamma mia! Guarda che è uscito da poco, eh! Oh! No! 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 Anzi, dobbiamo trovare. Banate! Ma che è? Superman! Mamma mia, oh, che è? Bella! Oh! Traversa! Era perfetta! Era perfetta! Però quando ha fatto così ho detto o esce o pia traversa, o esce di poco o pia traversa. Preso traversa. L'ultima volta che avevo piato traversa, ti ricordi che è successo? La stessa traversa, tra l'altro, eh! E poi Sì! Yeah, aspetta perché voglio vedere se sì! Daglielo me! Ha sempre sognato di segnare all'Olimpico contro la Juventus! Lukaku! È lunga! Oh, bel colpo di destra! Vabbè, si vede che ne trova, però oh, forse forse! Tutta sta occasione! Guarda la sfrutti! Bello! Mannaggia! 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 Porco! Mamma mia! Chiesa là! Sembrava di poter controllarla sta partita, oh! Te lo sei fatto fa! Te lo sei fatto fa! La Juve è sempre pericolosa! È bastata un'accelerata del Chiesa. Che gli fai? Yes. Che gli fai? Però in due nostri su Bremer si sono ostacolati l'un l'altro e l'hanno fatto stare avanti. Ma che dobbiamo fare?
Mo che dovevo fa? Calcio e munizione, la posizione interessante. Dal limite. Si doveva abbassare poco. Un po' prima si doveva abbassare. Devo tirare la patacca di Turchia. Quella velosa. Oh, oh, è solo! Oh! Mamma mia! Impressionante. Fruitifica. Vaffanculo, va! Ma di chi è là? Che cazzo alzate le braccia? È regolarissima. Basta che alzano le braccia e si fermano tutti contenti. Ma poi andà a cercare in area, le fa aspettare de capoccia a Baldanzi. Ma cioè che manco cascaletta arriva all'altezza di Lukaku. Oh, è abolito, è eh? Il secondo giallo. Dovrebbe però essere UEA, eh. Ma come no? Beh, effettivamente quello che dice Marelli non è sbagliato. No, rivederla così in presa diretta mi sembrava un'altra cosa. Sembrava come se avesse perso proprio il possesso della palla, invece sembrava in ritardo, no? Per recuperare il pallone che stava esatto, aperto, che lo travolge. Invece, no, stava in allontana controllo. Allontana prima la palla e esatto, poi su un colla. Lukaku. Ma che cazzo hai fatto? Mamma mia, però ragazzi, sto Chiesa stasera oggi. Ma oh, ce ne vanno tre a mancarlo. Cioè, partita migliore dell'anno. Vabbè, come ampiamente prevedibile. Dai, Lore! E che tua? Sana troia! Oh! Oh! Oh, oh, oh. Tira da là! Sì, buona. Ma addirittura siamo in anticipo! Ce l'ha fatta le va! Tocca fare attenzione che questi ci ripartono! Questo non si pia! Niente! Oh! Niente! Quello casca! Questo sta da solo! Ma che bello! Ma guarda che culo qua! Ma guarda che culo la deviata! Oh. Vai! Vai Rasmus! Ma no! Guarda, oh. Ma parà tutto! Oh. No, la deviata! La deviata, volevo di coso! Ma era Danilo, mi sa che la deviata! Mamma mia! Tutte le stanno a pià, oh! Cioè, stanno otto portieri, stanno tutti così dentro la porta, oh! No! Tutto dai, solo! Non ci credo! No! Oh. Mamma che ha parato! Mamma mia, che miracolo! Miracolo. La colpita, la sporcata. La colpita col piede chiuso. Sta palla che era rimbalzata per terra e si era impennata. Stava andando sotto l'incrocio. Mamma mia, l'altro miracolo. Mamma mia. Mamma mia, questo è ancora più importante. Mamma mia, guarda che gli ha levato. Vai, ma che buona, vai dammi la patacca, no! De mammeta. La patacca. Ma questi ci ripartono un contropiede, stavo in 5 davanti. Via la via. Vai dammi Fabbi che ti sei mangiato. Dammi una palla bene messa a mezzo.